Gli esami non finiscono mai e la Sanremese, che domenica scorsa ha perso a Casale ma che mercoledì ha vinto il recupero col Borgolsesia, è attesa dall'esame di Ghivizzano, test d'ingresso per la zona playoff e non solo del girone A. Toscani a fari spenti nelle ultime tre giornate, due sconfitte e un pareggio al bilancio dell'ultimo mese. Scalzi fa le prove del gol dopo 10 minuti, alta la conclusione del 27, lasciato troppo libero dalla difesa ospite, raro umano perseverare diabolico. Scalzi ci prova ancora dalla distanza trovando la parata a terra di Signorini. Signorini decisivo anche su Colombi e ancora tu per tu con Scalzi che centra il portiere toscano. Ci vuole allora una magia per passare in vantaggio, che non è l'intervento di Caruso su tiro da fuori ma il gioco di prestigio con cui Scalzi entra in aria e fredda Signorini anche con un po' di fortuna. 1-0 primo tempo, nel secondo la formazione di Ascoli non la chiude, anche in maniera clamorosa vedere per credere l'occasionissima del 13° minuto con la sfera che attraversa tutta la linea di porta, la beffa nell'area e arriva quando Gagliardini entra in questo modo su Broccoli, rosso per il 19, superiorità numerica per il Ghiviborgo e power play che si completa col gol del pareggio. Comodo il colpo di testa di Lucatti al minuto 87 su perfetto suggerimento dal fondo, secondo pareggio consecutivo per i toscani che rimangono nella parte sinistra della classifica. Sanremese che si mangia le mani con i due punti persi oggi, sarebbe stata prima con Casale, Caronese e Rialforte.